Real Maestranza, i marmisti mancano all'appello. Come annunciato nei giorni scorsi dall'Associazione del Mercoledì Santo, la categoria dei marmisti, per la prima volta nella storia della processione, non ha preso parte al corteo della Real Maestranza. Nessun colpo di scena, dunque, da parte degli artigiani espulsi dall'associazione e nessun cambiamento di programma del direttivo dell'Associazione della Real Maestranza. 9 le categorie che dalla Biblioteca Scarabelli si sono recate in cattedrale per il cambio dei guanti, dei calzini e del papillon. Momento di fede anche per i numerosi devoti e curiosi provenienti non solo da tutta la provincia nissena, ma anche dall'estero, in trepida attesa di vedere sfilare il crocifisso portato a spalla dal capitano Francesco Riggio. Emozione anche tra i nisseni, soprattutto coloro che un tempo avevano visto sfilare tra le fila del corteo i loro padri e che oggi invece accompagnano i propri figli, i quali con gioia e devozione allo stesso modo portano con sé in processione la fiaccola della categoria artigianale rappresentata, simbolo di un'antica tradizione di famiglia che sopravvive anche tra le più giovani generazioni. Tanto la sento questa emozione, anche perché mio papà esce di Real Maestranza già da tanti anni e ora pure i miei figli. Questa giornata per me rappresenta da sempre una manifestazione importantissima perché secondo me è la mia città e quindi è una manifestazione troppo fondamentale, dura da 500 anni. Per di più oggi è mio nonno il capitano, perciò sono molto emozionata e non ce l'aspettavamo perché tra l'altro avendolo fatto per la seconda volta io non ero neanche nei pensieri di mia madre quando l'ha fatto la prima volta perché mia madre aveva 14 anni, quindi sono veramente emozionata. Rappresentano la storia anche della nostra città. Fondamentalmente, diciamo, a me desta un'impressione particolare in quanto ho già avuto un fratello che ha fatto il capitano della Maestranza, uno dei più giovani, e ho il piacere di avere anche il figlio che sfila per la Real Maestranza. Abito a 20 km da qua, io sono di Sierra di Falco e sono venuto apposta per vedere questa tradizione. Allora, quest'anno è un anno particolare perché in realtà dovevano uscire i marmisti e invece per disguidi interni non sono usciti loro. Sì, molto sentita e questo lo si vede dalla presenza della gente che sta qui ad osservare, ad ammirare, cioè questa processione. Perché in Belgio non ha una processione così, ma perché mio marito è di qui, di Caltanissetta, e trovo speciale, sì. Rappresenta una manifestazione che da tempo desideravo vedere perché è attratto dalla sua importanza e dalla sua spettacolarità. Che sono delle belle tradizioni, quindi non si devono perdere. Anzi, sarebbe auspicabile che anche i bambini, i ragazzi più piccoli partecipassero, venissero qui a vederle. Io ogni anno vengo da quando ero piccola, prima venivo accompagnata da mio nonno, ora accompagno i miei figli. Oggi la Real Maestranza è in pompa magna e sfila per le vie della città. È il massimo della rappresentazione della Real Maestranza che sfila in processione oggi in un momento delicato anche a livello artigianale. Quindi tutti gli artigiani in segno di religiosità e vanno in processione dietro al Cristo. Questo per noi è un momento molto delicato, per cui la nostra devozione, la nostra religiosità ci porta a essere compatti oggi e a essere uniti per sempre.